Benvenuti, abbiamo nuovamente con noi Giuseppe Novello e abbiamo pensato di proseguire in questo racconto di viaggio, di viaggi più che altro, perché poi parleremo di un'altra meta, non più del Messico come la volta scorsa, e lasciamo direttamente la parola a lui perché è lui che a sorpresa ci racconterà qualcos'altro. Io non ci siamo neanche messi d'accordo su quello di cui dobbiamo parlare, quindi e sarà interessante anche per me stesso. Ciao Giuseppe. Ciao Davide, innanzitutto grazie mille per quest'altra opportunità per raccontare vecchie storie di viaggio, vecchie avventure. Oggi vi porterò in Ecuador, un paese che io amo profondamente, dove ho vissuto per più di 2 anni, dove ho lavorato e mi ha dato la possibilità di esplorarlo in lungo e largo. Sono stato sempre amante dell'Amazzonia e questo viaggio oggi riguarda proprio una delle parti dell'Amazzonia più inesplorate dell'Ecuador. Vi porterò a Puerto Morona, un posto ai confini col Perù. Ma partiamo dall'inizio. Io ero, quando mi trovo in Ecuador, ero sempre alla ricerca di posti che volevo vedere in Amazzonia. No, Ce perdonami, ne sono facciamo ancora un tantissimi. passo indietro. Come ci sei arrivato in Sì. Ci Ecuador? sono arrivato per disperazione. Dopo quel famoso viaggio in Messico, che dovendo tutto disastrosamente e meravigliosamente bene, perché ho avuto un sacco di problemi, come ho raccontato, però ero rimasto affascinato da questa avventura. Niente, cercai semplicemente lavoro in Latin America. E tra tutti i luoghi, questa opportunità me l'offrì proprio l'Ecuador, un posto tra l'altro di nicchia, poco visitato, poco turistico, schiacciato fondamentalmente tra Colombia e Perù, però ricchissimo di biodiversità, quindi io ovviamente mi sono esaltato perché ha tantissimo da vedere oltre le Galapagos. Quindi io ero sempre proiettato i fine settimana da Quito, la capitale dove vivevo sulle Ande, 3000 metri d'altezza, direttamente a rotta di collo verso l'Amazzonia, che l'Amazzonia equatoriana si conserva quasi pressoché intatta, non è diciamo logorata come quella brasiliana o sfruttata come quella peruviana, insomma è un'Amazzonia possiamo dire pura, dove all'interno vivono tantissime comunità indigene in aree protette, tra cui Waorani, Siona, Cofan e anche i famosi Shuar, e oggi parleremo proprio di questa tribù. Io da tantissimo tempo, da più di un anno, cercavo delle informazioni sugli Shuar. Gli Shuar praticamente è una tribù di guerrieri che vive proprio tra l'Ecuador e il Perù, ai confini orientali, in una zona, diciamo, poco battuta per il semplice fatto che in passato c'è stata una guerra tra Ecuador e Perù. Quindi è una zona, essendo una zona di confine, tra l'altro amazzonica, era stata minata, ci sono diversi posti di blocco, diverse zone militari, e appunto gli Shuar comunque hanno una fama abbastanza controversa, perché è una tribù appunto amazzonica dedita alla caccia, ma soprattutto anche alla guerra, per cui loro riducevano, ormai è legale, riducevano le teste dei nemici fino a farne un piccolo ornamento di guerra. Teste tra l'altro molto ricercate da questi collezionisti, diciamo, esteri. E quindi, diciamo, un popolo, a differenza degli altri, meno raggiungibile. E quindi io cercavo informazioni proprio su questa tribù. Sapevo che in distanza dovevamo arrivare fino a Puerto Morona, proprio sul fiume Morona, uno degli affluenti, credo, del Rio dell'Amazzonia. Non ne sono sicuro perché, ripeto, lì è un dedalo di fiumi navigabili e non, tra l'altro una zona di cascate amazzoniche, quindi ripiena di cascate, insomma io volevo andare a vedere questo luogo. Nelle mie ricerche però inizio a scoprire che un mondo incredibile. Per prima cosa scopro che nella zona di questa tribù degli Shuar c'è una delle grotte più affascinanti del mondo. Si chiama Cueva dello Staios. Questi Taios sono degli uccelli molto simili a dei pappagalli che vivono all'interno di questa grotta. Quindi sono gli unici pappagalli che vivono all'interno di un sistema di grotte. Quindi diciamo, un ecosistema unico, è un animale unico, tra l'altro in via di estinzione.
che si trova solo lì. Quindi io volevo, e quindi scopro anche questa cosa. Volevo andare a vedere questi Taios, un unicum, diciamo, in tutta l'America Latina e soprattutto in tutta l'Amazzonia. Oltre questo, scopro che questa cueva, questa grotta dello Taios, è un enigma amazzonico. L'Amazzonia è piena di grotte, molti si immaginano sempre queste distese verdi, ma l'Amazzonia è grande come un continente, quindi hai montagne, hai pianure, hai valli e hai tantissime grotte carsiche. Questa in particolare è immensa, non si sa neanche l'estensione, chilometri e chilometri. E un'altra particolarità, durante le mie ricerche scopro che questa grotta in realtà, diciamo nell'ambiente della fantarcheologia, è molto nota, perché un certo padre Crespi, intorno agli anni 70, di stanza a Cuenca, Cuenca è la città principale che non si trova già sulle Ande, però diciamo non troppo lontano dalla regione, Ma è aveva... un italiano oppure Dimmi. uno spagnolo? Italiano, Ah, un italiano, un italiano. padre italiano che viveva in Ecuador in quegli anni e che a contatto con le tribù Shuar iniziò a farsi consegnare degli oggetti, dei reperti archeologici, alcuni di pietra, alcuni in metallo, che non hanno nulla a che fare con, diciamo, la cultura del luogo. Tra l'altro, addirittura con delle scritte, dei geroglifici quasi simili a quelle egiziane, con divinità simili, diciamo, a quelle appunto egiziane o comunque fenice, una cosa stranissima. Questo fece, diciamo, questo caso scatenò un clamore incredibile, perché questi Shuar, insomma, dissero che prendevano questi reperti proprio dalla cueva dello Staios, dove all'interno si celava, diciamo, dei reperti di un'antica civiltà. Li avevano seppellito lì. Queste, diciamo, questi ultimi cimeli, e inoltre all'interno di questa grotta erano presenti quasi delle strutture costruite. Quindi, insomma, ovviamente tutto questo mi salta l'attenzione e inizia a formarsi l'idea di una grande avventura, perché già abbiamo gli ex tagliatori di teste, abbiamo una zona impervia dell'Ecuador, abbiamo questi Taios, questi, diciamo, questi uccelli semi sconosciuti che vivono nell'oscurità. Abbiamo una grotta immensa che apriva le porte verso addirittura una civiltà sconosciuta, e quindi gli ingredienti c'erano tutti. Ma la cosa non finisce qui, perché io continuo a vedere informazioni. Tra l'altro, frequentando l'ambasciata, si parlava ancora di un caso di due turisti italiani morti, proprio stiamo parlando nel 2007, questo è successo nel 2006, l'anno precedente, proprio in quell'area, che già di per sé non era molto, molto sicura, questo me lo confermava. Dei turisti italiani che erano andati lì per fare una, diciamo, una vacanza sciamanica, ci sono questi che organizzano, insomma, questi tour sciamanici in queste zone impervie, e questi non erano mai più tornati. Non si è mai capito cosa gli fosse successo. Tra l'altro si parlava che avessero decapitati per fare questi ornamenti, ridurre le teste da vendere a questi collezionisti. Si parlava di traffico di organi, insomma, nulla di buono. Tutto questo però non ha fatto altro che scatenare la mia curiosità. Ovviamente io vivevo lì già da un bel po' di tempo, per cui sapevo già come muovermi, e quindi avevo capito che non era uno dei soliti posti dove potevo andare magari con un amico, due amici, insomma non potevo andarci neanche fondamentalmente da solo, da gringo. Quindi inizio a spargere la voce tra i miei amici italiani che residenti lì, che lavoravano lì, e amici ecuadoriani. Insomma, volevamo organizzare una spedizione vera e propria di un gruppo di persone. Ovviamente, diciamo, di tutte queste informazioni nulla ci preoccupò, perché comunque avevamo già girato gran parte della selva amazzonica ecuadoriana, ne avevamo viste già di tutti i colori, per cui non era una novità magari sentire di persone che erano morte nella giungla, situazioni magari di tribù pericolose. Insomma, decidiamo in qualche maniera di partire. Raccattiamo un gruppo simpatico di ben sei persone, tre italiani e tre ecuadoriani, gruppo misto.
ragazzi e ragazze, e l'occasione si, diciamo, si prospetta durante le vacanze di carnevale, che in Ecuador, come in tutta Latinoamerica, sono molto sentite. Pensiamo già al carnevale brasiliano, voglio dire. Quindi avevamo qualche giorno di vacanza, diciamo 5 giorni di vacanza. Non perdiamo tempo, venerdì stesso finiamo tutti di lavorare dopo pranzo e prendiamo un autobus scassatissimo di questi andini che ci porta direttamente a Macas. Macas è l'ultima, diciamo, cittadina proprio ai confini dell'Amazzonia, dove finiscono, come si suol dire, dove finiscono le strade. Si arriva lì, il piano era il solito. Questo è anche molto interessante, capire come si vanno a vedere le tribù. Non è che gli puoi telefonare o puoi prendere appuntamento, non sai neanche che, se ti accettano. Tu arrivi nell'ultimo posto di frontiera e speri di trovare in qualche maniera una guida. Spesso e volentieri sono persone proprio delle tribù che si sono, tra virgolette, civilizzate, che iniziano a commerciare con le città più grosse e quindi devono magari portare del materiale alla tribù. Che ne so, cibo o anche attrezzi, spesso e volentieri, e quindi prendono in carico magari qualche avventuriero, ovviamente facendo un'offerta alla tribù. Quindi il programma era semplice: arrivare a Macas, fare campo base e cercare più informazioni possibili per muoversi subito, immediatamente, magari anche il giorno dopo. E così facciamo: partiamo il pomeriggio. Prendiamo questo autobus scassatissimo e arriviamo in circa 8 ore, perché bisogna attraversare quasi tutto l'Ecuador, a Macas. Quando arrivi di notte nella giungla non puoi fare granché, anche perché è pericolosissimo, ma non tanto per la giungla in sé, sei comunque in un paese, più che altro per il problema che è pieno di contrabbandieri. Ecco, la giungla, almeno la giungla ecuatoriana, ti puoi imbattere in cocaleros, personaggi che magari trafficano animali esotici e quant'altro, quindi non conviene ovviamente andare a scorazzare il giro di notte. Quindi una volta che arrivi alla stazione di autobus ti fermi finché non albeggia, troviamo un ostello economico e iniziamo a girare per il paese. Cerchiamo la nostra famosa guida e cerchiamo di capire quale comunità Shuar, che ovviamente non è che ne esiste una, ce ne sono diverse sparse in tutto quel territorio amazzonico, diciamo, accogliesse più o meno qualche malcapitato turista, perché solitamente non ce n'è. Altra cosa importante, continuammo le ricerche e scoprimo cose incredibili, che questa grotta, che noi volevamo vedere assolutamente, aveva avuto un eco scientifico incredibile in passato, tra cui c'era arrivato a fare proprio lì, a questa cueva dello Staios, diciamo un VIP. Niente poco di meno che Neil Armstrong, cioè l'astronauta americano, fece una spedizione proprio in base a questi reperti che aveva raccolto Padre Crespi, proprio in questa cueva, in questa grotta, affermando poi alla fine del viaggio che era stata un'esperienza, diciamo, incredibile, impressionante, tanto quanto quella fatta nello spazio. Quindi questa cosa ci riempì ancora di più di curiosità. Eravamo sicuri che eravamo in un posto veramente ai confini della realtà. Arriviamo a Puerto Morona, un postaccio, ragazzi. Come tutti i posti di frontiera amazzonici, non vi posso dire che sono bei posti, interessanti, sono dei postacci, ve lo posso assicurare. Zone militarizzate spesso e volentieri, cercatori d'oro, contrabbandieri, gente che ti guarda abbastanza storto. Ti devi guardare in giro, non sai mai se sei ben accetto, se sei un turista da spennare. Comunque, noi ci organizziamo. Fortunatamente, devo dire che in mezza giornata troviamo la nostra guida. Funziona sempre così. Tu arrivi in questi posti e cerchi in giro. Spesso e volentieri c'è sempre qualcuno disposto a accompagnarti nelle tribù che accettano gli stranieri, perché loro arrotondano, non gli cambia niente. Perché comunque sono soldi facili. Quindi riusciamo a contrattare una canoa per il giorno seguente. E la clausola era del contratto, chiamiamolo così, per arrivare fino agli Shuar, era quella di diciamo, riempire una seconda canoa affittata con derrate alimentari, soprattutto manioca, riso, zucchero, sale, molto importante, e altri frutti.
Benissimo, compriamo tutto il necessario, tanto comunque non costava granché. Riempiamo sta canoa, e una canoa era per noi, che già eravamo 6 più la guida 7. Il programma era stato stabilito, saremmo partiti l'indomani mattina, saremmo arrivati navigando in circa 3 ore di navigazione fino all'ingresso della cueva dello Staios, visitare la cueva qualche oretta, e poi andare dritti in serata in questa comunità Shuar. Quindi proseguire, fare altre 3 ore di canoa e arrivare finalmente a questa comunità Shuar. Benissimo, così fu. L'indomani mattina facciamo una bella colazione con arrosto e secco de pollo, cioè pollo bollito fondamentalmente con del riso, e ci imbarchiamo. Ci imbarchiamo in questa giungla, ragazzi, incontaminata, meravigliosa, ne ho viste tante, ma vi posso dire che comunque la giungla amazzonica equatoriana è ancora molto, molto selvaggia e molto incontaminata, considerando che non è lontanissimo dai centri comunque civilizzati. Questo gioca molto a proprio favore, perché la puoi visitare, diciamo, molto facilmente. Nel frattempo, come sempre, nella giungla inizia a piovere. Benissimo, classica pioggia, nessun problema. E arriviamo pian pianino all'ingresso di questa grotta dello Staios. Questa grotta si presenta già abbastanza difficile da affrontare, perché non c'è un ingresso, diciamo, in orizzontale, è proprio un vero buco enorme nel terreno, molto scosceso, che si perde nelle profondità della terra, perché tutto in discesa. Prima particolarità, quindi si scende fondamentalmente verso le profondità della terra. Ovviamente imbragature, corde, facendo molta attenzione, riusciamo a scendere. Riusciamo a scendere e la pioggia insistente, abbastanza insistente, ma nulla di strano perché comunque piove ogni giorno in Amazzonia. Niente, arriviamo giù, ovviamente ognuno col proprio caschetto e ci troviamo catapultati. Allora, io ho visto, ragazzi, diversi video su YouTube, ho visto la spedizione originale e vi posso dire la mia impressione da semplice curioso, da niente di tutto ciò, non sono uno scienziato, non sono un archeologo, non sono un naturalista, sono semplicemente un avventuriero, mi reputo un avventuriero punk. E vi posso dire che è impressionante, ne ho viste tante grotte nella giungla, ma entri in una specie di cattedrale, una grotta immensa, di cui spesso e volentieri non vedi proprio il soffitto. E la cosa più incredibile è che scorre un fiume dentro, esiste una specie di flora, perché inizialmente entra la luce, ci sono diverse fenditure da cui entra la luce. E ci ritroviamo in questo mondo tipo da Giulio Verne, completamente, viaggio al centro della Terra, fiume sotterraneo, una flora, la fauna, devo dire, abbastanza pericolosa, perché diciamo è piena di serpenti, un tipo di serpente super velenoso che tra l'altro si annida tra le rocce, dove tu ogni tanto ti devi appoggiare, e ragni neri simili a tarantole, giganti ovunque. Immaginate che è completamente buio, ragni neri, serpenti color roccia. Ovviamente devi stare ben attento a dove mettere le mani. Tra l'altro, con una semplice, diciamo, luce sul caschetto, quindi appena ti giravi non vedevi nulla, puoi Certo. essere il benvenuto. Scendiamo qualche centinaia di metri e becchiamo subito questa famosa struttura di questa antica civiltà. Cioè, a un certo punto, dopo 200 metri, effettivamente c'è una parete perfettamente liscia, verticale, con un architrave che sembra quasi scolpito nella roccia. Dico sembra, perché io, ragazzi, non ve lo so dire. Non vi so dire se è stata una mano umana o se è uno scherzo della natura. Non ne sono venuti a capo, credo, neanche in tutti questi studi. Hanno detto che è, diciamo, una bellissima formazione geologica, però effettivamente impressionante. Ovviamente il contorno, la penombra, se non quasi la totale oscurità, il resto della grotta che comunque ha, diciamo, una conformazione totalmente naturale, non si ripetono queste
queste rocce a strapiombo perfettamente verticali, lisce, questa architrave che sembra quasi scavato. Quindi, insomma, ti dà da pensare. Quindi, affascinati, la osserviamo. Ovviamente non ho nessuna foto, non si potevano scattare foto, era il buio totale. E proseguiamo. La nostra guida dice: va bene, arriviamo fino, perché ovviamente all'interno, essendo immenso, ci sono pure le cascate. Quindi abbiamo detto: arriviamo fino alle prime cascate. Ovviamente dobbiamo vedere pure questi bellissimi Taios che all'ingresso della grotta non c'erano. Loro li cacciano. Ecco perché questi Shuar sono finiti ad esplorare queste grotte, perché per loro è come un supermarket. Vanno lì, cacciano questi Taios con scale di 25 metri, perché bisogna risalire pareti immense, loro hanno i nidi su, e insomma, così riescono a cacciare anche questi animali. Per questo sono anche in via di estinzione, perché gli Shuar ne hanno cacciati anche in abbondanza. Comunque, proseguiamo lungo questo fiume, ovviamente muniti, in Amazzonia deve essere sempre munito di stivali di gomma, e il livello del fiume comunque era ancora a livello degli stivali, molto basso. Proseguiamo, proseguiamo per almeno un'ora, un'ora e mezza e arriviamo a queste famose cascate, bellissime. Scusa, Nel qui frattempo sempre la... tutto buio, nel senso che è sempre un ambiente sotterraneo. Tutto buio e tutto in discesa. Questo, diciamo, questa caverna immensa non ha fine. Cioè, io onestamente ho chiesto pure agli Shuar, e gli Shuar non lo sanno, che loro cacciano fino a un certo punto e poi tornano indietro. Gli studi speleologi sono andati avanti, ma non sono mai arrivati alla fine della grotta. Ok? Questo è un unicum in tutta l'Amazzonia, ve lo posso assicurare. Quindi, ovviamente, noi volevamo arrivare fino a un certo punto per osservare questi Taios. Nel frattempo, l'ambiente si fa veramente tetro, perché a parte l'oscurità, a parte i ragni, a parte i serpenti, e non so cos'altro, perché io, diciamo, era meglio non vedere. In questa oscurità iniziamo a sentire le urla dei Taios, perché questi Taios, a quanto pare, urlano in maniera proprio super stridente, sembra un bambino strozzato. Quindi nel frattempo iniziamo a sentire ste urla di sti uccellacci che ci svolazzavano sopra, ma non li vedevamo, perché ovviamente l'altezza era incredibile, quindi questi si perdevano nell'oscurità. Di sopra ci svolazzavano questi uccellacci incredibili, quindi super affascinante. Riusciamo qualcuno a inquadrarlo con le luci, ma per un breve periodo, cioè per un lasso di tempo di un secondo. Quindi più o meno ho questa immagine di questi Taios, ovviamente che sono grigi marroncini. E ripeto, diciamo, un uccello che è unico nel suo genere, che vive proprio nelle profondità, nel buio più totale. E niente, rimaniamo estasiati da questo spettacolo della natura. Sapevamo benissimo di essere in uno dei posti più strani, credo, di tutta Latin America, e più controverso, tra l'altro. Beh, allorché decidiamo di farci in quest'acqua gelata, sto bagno nella cascata e fare un po' gli scemi. Ma non ci rendiamo conto, essendo nella cascata, che, diciamo, sta cascata iniziava a ingrossarsi, ingrossarsi, ingrossarsi sempre di più. Allorché la guida dice: ragazzi, stoppatevi tutti, andiamocene di gran corsa. E noi tutti: perché? Perché fuori sicuramente c'è una tempesta, sta piovendo e l'acqua del fiume sotterraneo sta salendo, e avremo problemi, perché nelle zone più strette diventa come una gola e l'acqua potrebbe arrivare anche a 2 metri. Ci dobbiamo sbrigare. Quindi, insomma, cioè, tu eri lì e ti volevi rilassare, vedere questo spettacolo della natura, e improvvisamente ci ritroviamo con un'urgenza, cioè il livello dell'acqua stava salendo incredibilmente, era già salito quasi alle ginocchia e avevamo ancora un'ora e mezza da fare, diciamo, la strada inversa. Quindi ripartiamo a passo veloce, e la situazione a metà strada si inizia a fare abbastanza preoccupante, perché l'acqua ci arriva praticamente al livello del bacino, quindi sale sempre di più. Quindi andiamo sempre più veloci, c'era la possibilità di evitare l'acqua e quindi di arrampicarci, diciamo, nei bordi di questo fiume sotterraneo, sulle rocce, ma era super pericoloso, perché pure gli animali, quindi quelli lì che c'erano lì, tra l'altro c'erano pure scorpioni, e ovviamente si allontanavano dall'acqua e si andavano tutte verso le rocce. Quindi, insomma, non è che te ne potevi andare, ti potevi appoggiare alle rocce, che era piena di sti insetti, tra l'altro la metà velenosi.
Quindi, insomma, era una lotta, semplicemente si è trasformata a un certo punto in una lotta contro il tempo. Le ragazze, devo dire, un po' più nel panico, perché a un certo punto, diciamo quasi verso l'uscita, perché io inizio a vedere già qualche fenditura, con un po' di luce, avevamo capito che stavamo arrivando, grazie a Dio, perché l'acqua ci stava arrivando praticamente alle ascelle, ci mancava poco e dovevamo praticamente nuotare. Tra l'altro l'acqua gelida dopo un po' iniziava a farsi sentire. E quindi in maniera con tantissima fretta e vi posso dire anche con una certa paura, perché ho detto qua ci rimaniamo, porca miseria, riusciamo finalmente ad arrivare all'ingresso e risalire, sempre con le corde, le imbragature. Effettivamente fuori c'era una di queste tempeste tropicali incredibile, pioveva veramente tanto per l'Amazzonia. Che normalmente piove qualche oretta, poi diciamo smette, invece lì era dalla mattina che pioveva e aveva pure rinforzato. Niente, finalmente riusciamo da questa cueva. Peccato, non siamo riusciti a visitarla come avremmo voluto, perché un'altra oretta ce la saremmo fatta. Però è stata un'esperienza, ragazzi, unica vedere questa grotta immensa, tra l'altro con questi suoi misteri, con questi uccelli incredibili che ancora mi portano nel cuore, perché sono consapevole di aver visto uno degli animali più rari su questo pianeta. Decidiamo, no, decidiamo, il programma era proprio di proseguire, e per di più di tutta fretta, verso un'altra località. Questa località era Puerto Morona. Ecco, questo sì che è un posto di frontiera. Puerto Morona è un porto su questo fiume che si chiama proprio Rio Morona, dove da lì avremmo dovuto fare una sfacchinata finale, quindi un'altra 2 ore di cammino per raggiungere finalmente questa comunità Shuar. Tra l'altro, caricandoci tutto questo inferno che avevamo comprato per la tribù, ovviamente. Vabbè, che a Puerto Morona c'erano anche altre persone, ma ha detto che un paio di loro erano a Puerto Morona e da lì sarebbero rientrati con noi nella tribù, fino alla tribù. E così è stato. Arriviamo a Puerto Morona, un altro postaccio, ancora più piccolo. Questo già è veramente un posto gestito dalle comunità per il commercio, quindi comunque sono quasi tutti indios, indigeni proprio della zona, spariscono, diciamo, i mestizos, gli ecuadoriani, diciamo, più cittadini. Arriviamo lì e niente, facciamo strada fino a questa comunità degli Shuar. E mi trovo davanti, ci troviamo davanti, una situazione a dir poco strana. Prima di tutto è che questi Shuar, anche se diciamo ricevevano gringo come me, quindi europei, loro che fanno? Costruiscono una capanna, magari staccata dal villaggio, dove per queste occasioni ospitano le persone. In più occasioni mi sono trovato chi sono questi che vanno qui, a parte fuori di testa come me, che io ci vivevo, e quindi abbiamo deciso di fare questa bellissima scappata, diciamo questo fine settimana lungo. Spesso e volentieri ho trovato veri e propri cartografi. Una volta ho beccato, che ne so, uno del National Geographic, per esempio, da fare dei reportage. Ecco, quelli che ci vanno sono persone che hanno un obiettivo specifico, raramente c'è, o che devono fare questi rituali sciamanici, ma raramente c'è il turista così come me, sprovveduto, che è andato lì a vedere ste grotte, perché non sono per nulla turistiche, ripeto. Quindi nelle grotte avevi incontrato anche altre persone? Io no, figurati, poi quel giorno non c'era proprio nessuno, Ah, quel avevo questa giorno pioggia, no, no, non tu stavi parlando solo del... visitabili. Cioè, c'è un programma dell'Ecuador proprio per rendere visitabili queste aree, perché No, no, comunque no, la la distanza domanda è di è un'altra natura, nel senso che lì nelle grotte non hai trovato nessuno, ma hai incrociato qualcun altro negli Shuar. no, Quindi stavi nessuno. parlando in senso generale, qua, nei tuoi viaggi. Sì, nei miei viaggi, Ah, sì, no, ok. per esempio con i Waorani, poi ne parlerò magari in un altro viaggio, sono i desnudos, quelli nudi, lì ci vanno Ok. molte più persone perché, come si suol dire, quelli si fanno fotografare, sono più belli da fotografare. Tornando agli Shuar, invece, Sì. questi sono guerrieri, cioè la situazione è stata questa, appunto, che in molte comunità sciamaniche ho trovato una bellissima accoglienza, una tranquillità. Ecco, lì non si respirava proprio per nulla Ah, quest'aria. ecco. Arriviamo e troviamo questo comitato di benvenuto, ovviamente sempre con i vestiti tipici, e vi posso dire che non è una cosa comune, perché ormai molte comunità hanno tranquillamente vestiti anche occidentali per la vita di tutti i giorni, invece questi erano i vestiti tipici, super, lo posso dire, incazzati freschi, proprio super seri, fieri, con uno sguardo truce.
E quindi il benvenuto era questo. Fondamentalmente siamo arrivati lì e abbiamo detto: beh, questi magari non ci vogliono. Ma eri loro benvenuto. Cioè abbiamo scoperto perché la tribù, essendo di cacciatori, guerrieri, tra l'altro, ex tagliatori di teste, si mostrano sempre al pubblico super, diciamo, seri. Oltretutto, devo dire, una tribù con un fisico pazzesco, cioè avevano tutti dei muscolazzi incredibili, cose magari in altre tribù non tutti erano in questa maniera, ma erano veramente scolpiti, quindi incutevano un certo timore. Ovviamente ci offrono la bevanda tipica che chiunque andrà in Amazzonia, ahimè, in qualche maniera berrà, ovunque, dal Perù, Bolivia, mi è capitato, Colombia, Ecuador, si beve la famosa ciccia, che è una bevanda amazzonica. La ciccia non è nient'altro che mais fermentato. Fermentato grazie, diciamo, mediamente grazie allo sputo delle donne, diciamo, della tribù. La saliva attiva la fermentazione, quindi è una cosa un po' lattiginosa, bianca, assolutamente schifosa, tra l'altro acidissima. Sono onesto, perché poi tutti fanno quelli che assaggiano queste bevande ancestrali dicendo: ah, incredibile, invece è una vera e propria schifezza. E io ogni volta mi ho detto: porca, speriamo che questa volta non ce la danno. Invece sempre spunta sta cavolo di ciccia. E loro se la bevono perché è nutriente, tra l'altro, e perché è leggermente alcolica. Quindi tu figurati, questi non c'hanno, cioè non è che bevono alcol, quindi già con questa ciccia un po' si alterano, mentre per noi è una specie di birra quasi analcolica. Comunque terribile, beviamo sta bevanda. Ovviamente arriviamo di sera, quindi tutto questo, figuratevi, con torce elettriche, con fuochi accesi, quindi c'è sempre questa atmosfera, diciamo, interessante. Ci invitano ovviamente a cena, dobbiamo mangiare insieme, noi scarichiamo le derrate alimentari, quello che si mangia spesso e volentieri nella giungla non è granché, non vi aspettate molta carne, piuttosto carne di scimmia, armadillo, se ce n'è, ma è rara. Spesso e volentieri loro coltivano manioca, si mangia manioca bollita con palmitos, il cuore di palma, fanno una specie di impasto, gli hanno servito in una foglia di banana e questo è quello che c'è da mangiare, stop, finito. Non c'è nient'altro fondamentalmente nella giungla. E loro ci dicono un paio di cose, ci dicono che dobbiamo stare ovviamente un paio di giorni. Diciamo, la nostra guida ci dice che quella sera c'era un comitato di benvenuto e noi dovevamo partecipare e chiediamo: ma scusa, benvenuto per chi? Niente, ci dicono che in quei giorni, cioè da quella sera stessa fino all'indomani, sarebbero arrivate 5-6 persone da comunità molto più addentrate nella giungla, quindi veramente disperse, perché lo sciamano doveva fare proprio il rituale della ayahuasca per curare delle persone di queste tribù, perché a quanto pare lì c'era uno sciamano molto famoso, in Amazzonia, per curare, insomma, queste persone. E siccome noi eravamo lì, diciamo, in qualche maniera eravamo invitati, ecco, avremmo potuto decidere il giorno seguente, però lo dovevamo dire la sera stessa perché, diciamo, più o meno se eravamo interessati, perché poi questo rituale ha tutta una storia che inizia da quando ti svegli, ok? Quindi in qualche maniera dovevamo, entro la serata, l'indomani mattina, decidere se volevamo partecipare al rituale o no. Ovviamente noi ci siamo guardati in faccia e, sapendo il fatto nostro, abbiamo subito accettato, perché vi posso dire una cosa: nessuno sciamano a un gringo occidentale o comunque a ecuadoriani di città ti offre gratuitamente l'ayahuasca, perché loro fanno i loro rituali, perché l'ayahuasca è il culmine di una cerimonia che proprio ha il fine di curare, quindi un rituale proprio per curare le comunità indigene, quindi vedono sempre l'europeo o anche i chitegni stessi di città come persone assolutamente estranee a tutto ciò, quindi te la vendono, perché molti vanno lì per provarla, no? Come se fosse una droga, che so che. Invece è una cosa serissima, io l'ho già provata e infatti ci ho riflettuto molto. Però perché abbiamo detto sì? Perché non te la offre nessuno, quindi quella era, avremmo, diciamo, partecipato a un rituale genuino, cosa che nell'Ecuador stesso era molto difficile. E da lì ci siamo resi conto che eravamo proprio in un posto di frontiera,
perché loro stessi, per accettare una situazione del genere, significa che non erano molto abituati ad accogliere comunque persone che venissero da fuori. E quindi ragioniamo su questo fatto e decidiamo di, in qualche maniera di accettare. Non tutti, due non partecipano, perché comunque il rituale è molto, molto, molto forte. Ovviamente la sera seguente. Quindi noi partecipiamo a questo rituale di benvenuto dove, con mia grande sorpresa, consisteva in dei balli a cui abbiamo dovuto partecipare, ma cosa ancora più incredibile, avevano pure una vecchia chitarra scassata, con cui facevano, oltre ai vari giambè, una serie di accordi semplicissimi. Quindi io mi avvicino in maniera molto umile, essendo un metallaro, nonché ho suonato e suono da una vita la chitarra elettrica, gli ho detto: ma senti, ma posso provare a riprodurre questi accordi? Vi aiuto io con questa cerimonia. Non l'avessi mai fatto, perché erano quattro accordi stupidissimi, tra l'altro fatti proprio presi malissimo. Io inizio a fare questi accordi e questi si scioccano. Ah, ma tu sai suonare benissimo lo strumento, ma sei bravissimo e ci accompagni benissimo in questa musica, quindi rompo il ghiaccio, non l'avessi mai detto con questi ex tagliatori di teste, proprio con la musica, vedi, la musica internazionale. Quindi ovviamente iniziamo pure a ridere, un sorriso non l'avevo mai visto, insomma entriamo un po' nell'ambiente proprio di questa comunità, in maniera più rilassata, e lì si è aperto un mondo, perché abbiamo potuto parlare un po' proprio con gli Shuar, ok? La comunità dove eravamo noi è quella che ho visto, tra l'altro, in diversi blog di viaggio, eccetera, eccetera. Cioè, una di quelle poche comunità che accoglie le persone da fuori, che è collegata con questo Puerto Morona, con questo avamposto che è già tanto. Cioè, ci sono delle case, c'è un piccolo porto fluviale, e quindi, diciamo, sono quelli più accessibili. Però noi eravamo fiduciosi perché il giorno seguente sarebbero arrivati quelli diciamo, dalle tribù completamente inaccessibili, quindi avremmo visto la verità, che è rarissimo. E quindi, parlando del più del meno, ovviamente gli parliamo un po' preoccupati di quello che era successo ai due italiani l'anno precedente, no? Perché erano passati da lì, conoscevano la storia. Perché non si è mai chiarita. Questi ci dissero che in realtà si erano allontanati dal percorso, che avevano deciso di fare un giro per i cavoli loro, che la loro comunità non gli aveva tagliato le teste, anche perché, ripeto, io per esempio queste teste noi non le abbiamo viste, eh? Cioè non è che le mostrano diciamo, come se fosse un oggetto turistico, ce l'avevano, ma erano diciamo, nella capanna dello sciamano. Lo sciamano non ha avuto nessuna intenzione di mostrarcele, quindi io onestamente non le ho viste. Però a quanto pare loro erano in conflitto e sono tuttora in conflitto con quelli che disboscano in maniera illegale, e quindi si vede che evidentemente hanno beccato qualcuno, insomma, una storiaccia di quelle di cui onestamente ne ho sentite parecchie in Ecuador. Non è un paese sicurissimo, ma nessuno lo è in America Latina. Quindi partecipiamo a questa semplice cerimonia e arrivano delle canoe, di cui noi non vediamo niente. Il giorno dopo andiamo a dormire, stanchi morti. Il giorno dopo la vita nella giungla inizia molto presto, all'alba, e niente, i cacciatori vanno a cacciare e la guida, quella che era con noi, ci porta a vedere devo dire, delle cascate meravigliose in Amazzonia, perché quella è la regione delle cascate, per passare la giornata. Nel frattempo noi, che avevamo aderito al rituale, dovevamo rimanere a digiuno, perché il rituale della ayahuasca prevede che tu non mangi nulla durante tutto l'arco della giornata. Al massimo puoi bere un po' di questa famosa ciccia o dell'acqua, ma onestamente a bere questa schifezza non ci pensavo nemmeno, quindi abbiamo bevuto dell'acqua. Ovviamente ritorniamo nel villaggio il pomeriggio. Il pomeriggio non avevamo nulla da fare, per cui io con qualche mio amico, siccome ormai eravamo pratici, devo dire, di Amazzoni, di piante, andiamo alla ricerca di una pianta comunissima che si chiama la pianta dell'aciote. È una pianta, proprio un arbusto, dove ha delle bacche fondamentalmente utilizzatissime in Amazzonia per mille cose. Vedete, questa bacca si apre all'interno delle palline rosse, con un rametto le rompi e forma proprio un vero e proprio inchiostro rosso. Questo inchiostro serve per condire i cibi, per farli diventare rossi, ok? Ma soprattutto serve per farsi i segni sul viso, i segni distintivi delle varie tribù amazzoniche, quelli che trovi in tutte, diciamo, in tutte le foto, in tutte le copertine di qualsiasi Lonely Planet,
che parla di giungla, per esempio, insomma, è un tratto distintivo di tutte le comunità indigene amazzoniche. Quindi noi, per passare tempo, visto che dobbiamo aspettare questo rituale, ci facciamo questi segni in faccia, ma ovviamente, diciamo a caso, per scherzare, avevamo cognizione, perché abbiamo visto così tante tribù che, diciamo, segni geometrici che più o meno richiamavano un po' i segni delle tribù, ma era proprio per scherzare, no? Dici, sai, sei into the jungle, allora fai, diciamo, il finto indie, eravamo lì, stiamo scherzando. Niente, arriva la sera e inizia questo famoso rituale. Il rituale, diciamo, la farò breve perché poi magari dedichiamo un podcast a parte perché è molto lungo, però inizia con la limpia, inizia con questo rituale del fumo, insomma, delle piante, dell'acqua sputata in faccia, queste robe così. Insomma, la limpia serve per liberare dagli spiriti maligni, che è un rituale a parte che può essere fatto solo come rituale di purificazione oppure che può essere abbinato, come abbiamo fatto noi, all'ayahuasca. Niente, finito il rituale della limpia. Quindi comunque già questo al fuoco notturno all'interno di questa capanna dello sciamano si doveva aspettare poi il rituale dell'ayahuasca. Quindi noi andiamo fuori dalla capanna nei dintorni e siamo accanto, diciamo, a quelli che devono essere curati. E quindi troviamo 5-6 persone e vi posso dire gli indios più indios che io avessi mai visto in vita mia, cioè erano persone che si erano fatti magari un giorno intero di canoa, quindi nell'Amazzonia pura, quella incontaminata, e stavano in religioso silenzio perché per loro era un rituale importantissimo. Tra questi c'era una coppia, cioè due indios giovani, due shuar giovanissimi, che arrivarono un po' in ritardo con la canoa, di cui lei è incinta. E questo qui preoccupato. La cosa strana è che sì, a un certo punto questo ragazzo si avvicina a noi, a me e a un mio amico in particolare, che avevamo questi segni in faccia. Questo si avvicina, ci guarda e ci parla ovviamente in Quichua. Questo non aveva neanche un'infarinatura di spagnolo. Quichua è un po' la lingua franca amazzonica che si parla quasi in tutta l'Amazzonia, con delle variazioni chiaramente, però le parole sono più o meno quelle. Io avevo il dizionario, me l'ero comprato perché in Amazzonia trovi spessissimo tribù che mischiano spagnolo con Quichua e quattro cose le devi conoscere, quindi più o meno qualche parola la capivamo. E in pratica questo continuava a guardarci in faccia, a toccarci la faccia e a dirci delle cose, non capivamo. Piano piano però iniziamo a capire perché si avvicina la nostra guida che sorrideva sotto i baffi e ci traduce un po'. E ovviamente guardandoci in faccia e ridendoci ci dice: senti, questo vuole sapere a che tribù, diciamo, a che tribù appartenete, perché avete questi segni strani in faccia che non corrispondono a nessun segno distintivo di nessuna tribù qua del circondario. Ovviamente lui ci prendeva in giro, cioè rideva e fa: ragazzi, ma ve ne siete resi conto, vero? Lui, shuar, diciamo, di città. Faccio: sì, ho capito, fa, ma ci vuole prendere in giro? Fa: no, fa, lui non ha capito neanche che siete due gringo, cioè lui non ha neanche la cognizione che voi due siete europei. Ecco che lì, diciamo, si è aperta forse una delle parentesi più emozionanti della mia vita, cioè arrivare a essere a stretto contatto con una tribù che ancora fosse genuina, non aveva alcuna idea dei gringo, del turismo, degli occidentali, cioè non si erano resi conto che noi fossimo proprio occidentali, e questo mi ha riempito di gioia, un'esperienza unica. Dopodiché rientriamo per fare il rituale dell'ayahuasca, che è durato quasi tutta la notte. Dopodiché all'alba lo sciamano ci porta tutti quanti quelli che abbiamo partecipato in una cascata sacra. La cascata sacra era per la purificazione finale, quindi andiamo tutti lì, ci purifichiamo sotto questa cascata insieme allo sciamano, dopodiché rientriamo nella comunità Shuar.
Fatto questo, noi salutiamo allegramente e piano piano ci dirigiamo verso Macas. Da lì riprenderemo il nostro autobus che ci riporterà alla grande metropoli di Quito, consapevoli di aver vissuto un'esperienza unica nel suo genere, lo posso assicurare. E questa è stata una bellissima avventura. Spero che vi siete divertiti e che vi abbia incuriosito ascoltandola. Sicuramente molto, molto interessante, anche perché hai parlato di luoghi molto lontani, di cose che sono molto diverse rispetto a quello che abbiamo noi, e soprattutto un paese come l'Ecuador, che appunto non è così accessibile, e quindi sei andato in una parte interna, sotto questo aspetto veramente hai fatto un'avventura davvero incredibile. E mi ha incuriosito soprattutto su questa vicenda della grotta, che non conoscevo, di Sì, cui non conoscevo onestamente. completamente nulla. Guarda, questa vicenda della grotta è stato un mistero per tantissimi anni, nel senso che poi non c'è stata neanche una produzione per dirti su YouTube o dei documenti. Tutto questo poi diciamo, è esploso negli ultimi 5 anni, cioè quando tutti questi blogger di viaggio in generale hanno riscoperto questo Ah. luogo per questa particolarità. Quindi ora si trova del materiale, infatti mi sono scioccato, l'ho rivisto col senno di poi diversi video su YouTube, ma tu pensa che io questa esperienza l'ho fatta circa 16 anni fa, quindi ti puoi immaginare, era ancora un Certo. posto del tutto inesplorato. E la prossima volta mi piacerebbe proprio spiegare proprio questo, cioè che significa arrivare in Amazzonia, perché c'è un'Amazzonia vera, ma c'è anche un'Amazzonia fondamentalmente turistica, che è quella più accessibile. Quindi questo viaggio ha raccontato un'Amazzonia vera, dove anche gli ecuadoriani stessi raramente vanno lì, e non si fanno le vacanze in un posto, un confine che è stato ex confine di guerra, con gli ex tagliatori di teste, con i cocaleros, con i militari spiegati. Quindi, insomma, ci vai per un motivo molto forte. Questo motivo è stata l'avventura e la voglia di verità, cioè di vedere effettivamente un posto ancora puro, sempre più raro. Un'ultima domanda su questa tribù, cioè loro a tutt'oggi come vivono? Cioè una volta erano tagliatori di teste, tu non lo sai fino a quando avveniva questo comportamento e Allora, poi come sono modificati? quello che è certo, perché anche delle tribù Shuar vedrai un sacco di documentari anche, diciamo, famosi, tra l'altro con persone che ho frequentato, la cosa incredibile è sempre quella. Allora, questi Shuar sono quelli più resistenti tra le tribù amazzoniche, diciamo, della fascia tra Perù e Ecuador. Non si sono mai piegati né, diciamo, conquistadores, né poi ai vari tentativi di convertirli a qualche religione, quindi sono stati sempre una delle tribù più isolate in assoluto. È finita come è finita tutte le tribù, cioè quelle che sono più vicine a quello che si chiama il bosco secondario, cioè all'amazzone che in qualche maniera è gestita e tagliata, per esempio alberi, diciamo, più pregiati piuttosto che coltivazione di manioca, si sono leggermente convertite alla civiltà, se così possiamo chiamarlo, occidentale, cioè nel senso commerciano, vanno nei porti più grandi, dove appunto abbiamo trovato noi la nostra guida, un ex shuar selvaggio, se così vogliamo chiamare, che si è convertito al commercio. Quindi loro vivono fondamentalmente di questo commercio, sono dei buoni tessitori, fanno ottimi tessuti, l'ho visti con i miei occhi, sono bravissimi. Ma non gliene frega niente, loro sono i custodi dell'Amazzonia, si definiscono i custodi dell'Amazzonia, quindi continuano a fare quello che hanno sempre fatto. Queste poche tribù dove sono arrivato io sono quelle consapevoli che vogliono tramandare la loro tradizione proprio agli stranieri perché sono persone che vogliono valorizzare la loro cultura per non farla perdere. Tutte le altre tribù, tra cui questi che ho conosciuto, che erano venuti per l'occasione, che stavano anche giornate intere di canoa, vivono in un mondo che è loro, non esiste, cioè loro non sanno spesso e volentieri neanche dove si trovano, se sono in Ecuador, se sono in Perù, non conoscono nulla, non usano neanche la moneta, usano ancora il baratto. E quindi diciamo che lo Stato ecuadoriano per loro ha stabilito delle zone intangibili, cioè de delle aree, delle riserve naturali che sono esclusivamente riserve di caccia per loro. Quindi sono delle zone,
pericolose per gli stessi equatoriani perché sono fondamentalmente delle zone franche, cioè noi siamo entrati in questa zona intangibile, per cui quello che succede all'interno della zona intangibile non ha la stessa giurisdizione della normale, perché se per esempio un cacciatore ti uccide per sbaglio volontariamente, non lo arrestano. È impossibile capire chi è stato, chi non è stato, in che tribù, parlano un'altra lingua. Quindi voglio dire, quando tu entri nelle zone intangibili è alto rischio e pericolo. Ecco perché non sono mai delle zone prettamente turistiche. Ed è un bene, perché comunque l'Ecuador è uno dei pochi paesi che preserva molto l'Amazzonia. Mi ha stupito tanto, io sono stato molto colpito da questo fatto. Hanno tantissimi parchi nazionali, a differenza del Brasile che la sta devastando, ma anche il Perù stesso non è messo bene. Un'altra giungla che si conserva, secondo me, interessantissima è quella colombiana, perché in qualche maniera le FARC, le Forze Armate Rivoluzionarie, hanno proibito l'accesso ai più e quindi si è conservata decisamente bene e sono molto accessibili. Ma di questo avremo modo di parlarne in Certamente, futuro, se ti farà certamente, piacere. certamente. Giuseppe, grazie per questo racconto così interessante. Gli spunti non mancano, avremo tantissime altre cose di cui parlare nelle puntate successive. E che dire, a presto allora. A prestissimo con la prossima avventura, Davide. Un abbraccione a tutti. Ciao!